È stata approvata su proposta del sindaco Coppola l'abrogazione del question time. Durante il Consiglio Comunale di lunedì 21 ottobre è stata votata questa proposta a seguito di un acceso dibattito fra l'opposizione e la maggioranza. Il sindaco Coppola si è definito felice di questo strumento di dibattito perché era un modo di raccontare le attività amministrative, ma secondo lui con il tempo è diventato uno strumento di offesa e addirittura di spettacolo e ha anche affermato di aver ricevuto mortificazioni e aggressioni continue. Questo strumento è stato trasformato, utilizzato per tutt'altro, soprattutto per diventare uno strumento di offesa, di aggressione personale e addirittura, in qualche momento, addirittura per spettacolo che portassero ilarità nella nostra cittadinanza tra chi guardava in televisione o nel pubblico. Non nego che diverse volte mi hanno fermato per dire: ah, devo vedere il question time perché mi devo fare quattro risate. Io credo che non abbiamo fatto un buon servizio alla nostra città, perché ripeto, uno strumento che aveva un senso e che poteva rappresentare un momento di discussione è stato rovinato, travolto e ha avuto un effetto all'incontrario di quello che secondo me erano gli obiettivi. L'opposizione ha risposto alle parole del sindaco Coppola con le affermazioni del consigliere Gisela Botticchio, che ha accusato l'amministrazione di voler cancellare un pezzo di democrazia. Questi partiti votano, il partito PD voterà contro il question time, ma qui verranno le iene, ma io chiamerò Giletti, perché non si può annullare, cancellare un dibattito. È normale che i question time devono sparire. Meno sa il popolo e meglio è. Non deve sapere il popolo. Mi appello al PD, mi appello agli assessori, mi appello al Presidente del Consiglio. Non votate a favore, abrogare il question time, perché veramente è una mortificazione al popolo di Agropoli. È un pezzo di democrazia che se ne va. In seguito, sempre per l'opposizione, ha parlato il consigliere Caccamo, che ha definito blasfema la proposta del sindaco e ha parlato del question time come l'unico risultato positivo di questa amministrazione. Nelle sue motivazioni si parla di grave lesione all'immagine dell'ente. Forse confondeva il suo ruolo con l'istituzione stessa, rivestito, meglio camuffato, nei panni di monarca assoluto ed erede al trono, che il suo predecessore le ha cucito addosso. Si svegli da questo sogno, o meglio da questo incubo. Abolire il regolamento non certo potrà abolire il nostro diritto di consiglieri comunali di rappresentare la cittadinanza tutta e di poterla sindacare sul suo operato. Io credo invece che l'immagine della nostra comunità venga lesa per ben altre ragioni, ovvero i ripetuti episodi di cronaca, l'impreparazione che offriamo ai turisti, per i tratti di litorale trasformati in discariche talune volte, per le tante anomalie nostrane con cui abbiamo fatto ridere una nazione, vigili urbani multati da altre forze di polizia, le stesse auto delle vigili pizzicate senza assicurazione, un sindaco che si fa fare un verbale per candidarsi alle regionali, fritture di pesce, maltrattamenti di animali costretti a vagare allo stato brado per la città, sedicenti giornalisti presi all'improvviso da raptus sessisti. Insomma, l'immagine del nostro comune è, sì, condivido, seriamente compromessa. Ma non perché esiste un regolamento che si intende inutilmente abrogare, ma per l'incapacità di tararla fuori dall'abisso dopo che ce l'abbiamo portata. Ad intervenire è stato anche il consigliere Agostino Abbate, che ha accusato il sindaco di aver personalizzato eccessivamente la delibera e anche di non essersi affidato alla commissione d'inchiesta che si sarebbe attuata in ogni città normale. Vi dico la verità, io penso che già mai, anzi sicuramente, ho letto una delibera così personale, una delibera in cui si dice: io ho percepito e di conseguenza decido e propongo al consenso. Ad Agropoli vige, secondo il sindaco Coppola, la legge del taglione. La legge del taglione, che risale ante Cristo, è: tu hai fatto un male a me, io faccio un male di una stessa identità a te. Però addirittura la legge del taglione ad Agropoli, il sindaco non la pone solo e soltanto nei confronti del consigliere
o dei consiglieri o di colui o di colei che lo avrebbe mortificato, so dire, cosa che io non ricordo di tale gravità, ma la pone addirittura dello strumento che gli consente di parlare. La mia personale valutazione, chi ha proposto questa delibera ha usato metodo fascista. Chi voterà questa delibera si servirà di metodi fascisti. Non sono mancati i colpi di scena, infatti il presidente del Consiglio Comunale, Massimo Laporta, ha criticato duramente questa proposta, definendola una sconfitta per la democrazia. Stasera ritengo che è una sconfitta per la democrazia, è una sconfitta per la partecipazione che questa presidenza ha voluto e vuole che venga portata avanti, perché una città di 20.000 abitanti non può chiudersi in una discussione che se lo strumento non funziona si toglie, se lo strumento non lo si fa, non lo sa suonare, è colpa di chi adopera lo strumento in un modo cattivo. In seguito Laporta si è espresso contrario nella votazione, che però comunque ha visto la vittoria della maggioranza e quindi l'eliminazione del question time.